こちらを引き出すのですね。それではこちらを。楽しみでございますな。こちらでよろしいです。それではこちらを。合体する。少々。合体するペ。こちらでよろしいのですか？Yes!Sì, finalmente. Come avete appena potuto vedere, mi ci è voluto davvero un miracolo, ma abbiamo ottenuto potenza e amplifica divino. Finalmente, Dio santo. E ovviamente questa cosa la insegneremo a più persone possibili, ovviamente persone che magari non ci fregano neanche. Ora, parlando in modo più specifico, una persona che sicuramente beneficerebbe di amplifica e potenza divino, uno potrebbe pensare sia Lucifero, ma sarebbe solo il primo pezzo di un'altra serie. Satanael ne beneficerebbe molto di più. Danno divino ingente e chance media di oscurità fatale a tutti i nemici. Che tra l'altro questa cosa io non so se è potenziata tipo da potenza ama. È una cosa secondaria. Ma non solo Satanael ne beneficerebbe di tutto ciò. Perché potenziare ovviamente persone di base del gioco quando puoi andare a potenziare e boostarti la Madonna sui personaggi DLC? Questo perché non solo lui ne beneficerebbe, ma anche un'altra persona DLC, ovvero l'altro Loki. Questo Loki è così, quest'altro Loki, l'ama della ribellione, ha un solo nemico, cioè capiamoci che sarebbe tanto 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 devastante. Ma se volessimo parlare in maniera più terra terra, una persona che ne beneficerebbe non DLC sarebbe Satana, perché ha uno degli attacchi divini più potenti che ci sono. Qual è il problema? Che io questo Satana ho avuto un altro incidente di fusione e ho ottenuto un'altra abilità, maestria magica. Maestria magica, per chi non lo sapesse, è il 50% in più di attacco non divino. Uno dice, ok, va bene, prendilo e passalo a qualcun altro. Chi ha il pane non ha i denti, ragazzi. Quando uno dice proprio, hai tutte le fortune possibili, non è così. Perché questo ovviamente è non divino e potremmo passarlo. Qual è il problema? Che maestria magica non si passa. Ho appena scoperto che maestria magica tu non lo puoi passare. Se lo ottieni per culo, uno. E due, non è passabile. Quindi abbiamo ottenuto una delle abilità più rare e più potenti del gioco a una persona che non ne può neanche sfruttare e non lo può passare. Quindi adesso troviamo qualcuno che Raphael si può fondere con Satana e successivamente con Loki ed infine con qualcuno che crei Lucifero. Chi ci manca per Lucifero? Ci manca Belzebù. Per fare Belzebù ci manca Lilith, quindi da Raphael dobbiamo arrivare a Lilith, da Lilith creiamo Belzebù, da Belzebù passiamo a Lucifero e da Lucifero passiamo a Satanael. Un giro facile facile. Chi ha il pane, ragazzi, non ha veramente i denti. Ma proprio mai mai mai. Tra l'altro, chiudo questa parentesi, se non ricordo male, Lucifero doveva essere resistente agli elementi, non doveva assorbire nulla, ma magari mi confondo. Andiamo a ritroso. Allora, Raphael e Yatayu, Lilith. Lilith che tra l'altro ci mancava. Megidolan vuole trasformarsi, ma fai pure, tanto abbiamo già ottenuto quello che dovevamo. Da Lilith otteniamo Belzebù. 192.000 yen, madonna mia. Quanta esagerazione, quanto costo. Io sono Belzebù, re delle mosche. Con le mie segrete arti di uccisione dello spirito, i tuoi nemici conosceranno il vero inferno. Io sto per diventare povero per fare tutta una serie di fusioni adesso. Amplifica oscurità, ecco, vedi? Se ci servisse qualcuno che ha bisogno di oscurità, Belzebù sarà il nostro tributo. Da Belzebù facciamo Lucifero. Ci costerà il triplo ancora. Tra l'altro Lucifero dobbiamo anche allenarlo, perché abbiamo bisogno del suo oggetto per fare la nostra arma. Sono Lucifero, la gloriosa stella del mattino, che sorge dall'oscurità del lamento.
Ascoltami tu, che cammini per il mondo oscuro nato dal cuore dei peccatori. Obbedirò a questa alleanza segreta e sarò la tua forza. Bello, Lucifero. A quanto siamo del nostro grimorio? Resiste agli attacchi fisici. Penso che tra l'altro volevo insegnarglielo, quindi... Non te lo scordi, che amplifica divino, te lo cambio, pazzo. Ed infine... Infine, l'ultima delle fusioni che ci manca. Noi siamo al 91% con Lucifero e tutti gli altri, compreso Thanatos, tra l'altro, facciamo Satanael. Ci costa 316.000 yen. E ne deve valere la pena. Grazie Angelica invece potrebbe essere una bella idea, sai? Perché già siamo resistenti, ma così evitiamo ancora di più. Madonna mia, siamo 200.000 yen, quanto siamo poveri. Ed infine, eccolo. Il mio nome è Satanael. Vuoi percorrere la mia stessa via? Io che mi sono ribellato a Dio. Molto bene, distruggerò ogni ostacolo sul tuo sentiero. Bello Satanael, ma in Persona 5 lui è tutt'altra roba. Peccato, posso dirlo col cuore, che in Persona 5 lui proiettile del peccato non lo apprenda nel gioco. Certo, è di storia e basta. Però sarebbe stato bello se lo avesse appreso per davvero. Siamo appena diventati poveri, ma va bene così. Ora, da Satanael dobbiamo tornare indietro per creare anche Loki. Non penso di arrivare al 100% del grimorio entro fine gioco, però potrei vedere che cosa mi manca e cercare di arrivarci. Ci prendiamo Narciso con gli ultimi spiccioli che ci rimangono, fondiamo Satanael e Narciso e otteniamo Loki. A parte l'oscurità potrebbe essere utile, perché ha due resistenze. Oh, questa persona viene da qualcuno che segue un sentiero diverso dal tuo, da qualche parte lontano da qui, nel futuro. Contiene la forza del travolgente cuore del suo padrone originario, che di sicuro diverrà tua. Se non mi fa incidenti di fusione, sì. E anzi, per stare tranquillo, mi faccio un salvataggio. Pensa, usiamo la persona definitiva di Joker per creare la persona secondaria, in realtà la più importante, di Akechi. Quindi, amplifica potenza. Signore della magia, dai, così non mi devo rifare di nuovo la carta. Sono Loki. Tutti questi discorsi di giustizia e amicizia. Che idiozie, che complete idiozie. Distruggerò tutto. Bello. Sì, che bello che mi ero prefissato sti obiettivi di crearle ste persone, ci siamo anche riusciti. Ma te lo scordi con tutta la fatica che ho fatto, i soldi che ho speso. Ora, non sono per niente preparati queste due persone, ma spendiamo proprio gli ultimi spiccioli che ho e andiamo a provarli. Mamma mia, 33.000 yen, era da inizio gioco che non arrivavo ad avere così pochi soldi. Non abbiamo mai usato cambio potenziato e amplificato. Sarebbe un'idea se qualcuno atterra e poi passiamo la palla a Loki, perché l'attacco fa più danno se il nemico è atterrato. Potrebbe non essere una cattiva scelta, sai? Allora, iniziamo da potenza bersaglio singolo. Quindi abbiamo 15, 25 e 50. È già il 90% in più di danno. Nell'amor della scienza voglio provarci. Voglio provare a mettere questa cosa. Tanto non l'abbiamo usata su nessuno. Se lo rendiamo talmente buono da essere utilizzato in questo modo, potrebbe diventare una persona devastante questo Loki. Rimane solo quindi da pensare se coprire del tutto la sua debolezza alla luce o semplicemente evitare che veniamo colpiti. Perché per esempio... lui in questo momento avrebbe solo una resistenza che sarebbe quello al buio. E contro Elizabeth potremmo usarlo, se non utilizza appunto Alice, per dire, mentre abbiamo lui equipaggiato. Quindi per adesso lo lascerei così. Satanael invece... gli mettiamo bersaglio multiplo e le uniche cose sacrificabili che vedo sono supporto medico e grazia angelica. In realtà anche stella del mattino, ma quello è un dettaglio. Aggiungo quest'altra piccola parentesi mentre ero off camera. Ho creato, tra virgolette per sbaglio, senza volerlo, una versione bella potente di Ecate, la persona di Anne. Ha Inferno di Fuoco, che è un'abilità unica che c'ha solo lei, e Inferno, quindi grave un solo nemico, quindi è utilizzabilissima come persona di fuoco, con Amplifica Fuoco,
Ottimo. Gli mettiamo potenza fuoco, gli copriamo il ghiaccio, a posto. Persona utilizzabile. Dobbiamo decidere cosa fare con Messia. Onestamente non ha nulla di speciale se non abilità magica, che appunto è un 25% in più di danno magico non divino. Potremmo renderlo il nuovo Loki. Andiamo in un qualsiasi piano, proviamo a far abbattere qualcuno ai nostri compagni. Madonna mia, questi sono facili da abbattere. Bastava una freccia di Yukari e già era a terra. Ma comunque, lama della ribellione su un nemico atterrato, su una persona che ancora non è perfetta. Vediamo. Ok, 1800. Non male, non male. Poteva essere di più. Se lo potenziamo al massimo, secondo me mi viene fuori una bella bestiolina. Parlando del diavolo. Però è vero, non mi ero messo il potenziamento. Proviamo a vederlo bello boostato come attacco. Quello era il danno base su una persona senza nessun tipo di potenziamento. Ora, abbiamo potenziamento. Ci concentriamo. Tocca di nuovo a noi. Come dicevo, persona che ancora non è minimamente al suo massimo potenziale. Lama della ribellione potenziata e concentrata. Quattromila. Non male, non male. Quando arriverà a magia 99 ne riparliamo. E tra l'altro ci becchiamo anche l'impeto arcano. Amplifica oscurità, boia, che culo. E questo era Loki. Concentriamoci, passiamo la palla di nuovo a noi e proviamo proiettile del peccato. No dai, dovevi sparare, non usare il pugnetto. L'animazione è bella, poteva essere meglio. Bello il proiettilino, ma la pallina lì in mezzo alle balle. Potevano fare qualcos'altro, eh? Perfetto, direi. Ah, è vero. Mi sono dimenticato di farvi vedere un'altra cosa. Come avete visto prima, ho fatto Kaguya, ma mi sono dimenticato di farvela vedere, perché siamo poveri. In teoria adesso abbiamo abbastanza soldi. Giusto anche per sfizio, vediamo Stella del Mattino. Quello che dicevo è che non mi piace tanto l'animazione del proiettile del peccato, perché è uguale identica a questa. È uguale identica, solo che invece da essere dal lato e dal basso che fa la pallina. Prendiamo anche Kaguya, che Kaguya ovviamente è una persona molto indietro. Tanto indietro, troppo indietro. Ci costa 15.000, quindi almeno per questo ce l'abbiamo. Rimane infine la mia idea di voler creare Magatsu Izanagi. Perfetto, questi sono anche deboli alla luce. Meglio di così non ci poteva capitare. Dunque, ci concentriamo, facciamo il cambio con noi. Vieni Kaguya, come vedete è molto indietro rispetto agli altri due. Frecce splendenti! L'animazione più bella in Persona 5, lo dico col cuore. Però comunque è bella. Ora tutto quello che rimane da fare è stare qui a farmare oggetti e un sacco di soldi. Domani probabilmente rientreremo di nuovo nel Tartaro. いよいよでございます。 Dopo aver battuto il Reaper 3 volte, dopo tutte le fusioni che abbiamo fatto, dopo un bel po' di abilità, oggetti, livelli che ho fatto fare a tutte quante le nostre persone, io credo che siamo arrivati al meglio che volessi ottenere. Comunque dovremmo entrare all'interno del Tartaro per combattere contro Elizabeth. Il problema rimane uno, è che le persone che abbiamo non sono al loro massimo ancora potenziale. Certo, 80 di forza per Michael è buono, 77 di forza per Chiyu non è male, 78 di magia per Messia, ok, ma per esempio Magatsu Izanagi e Kaguya sono molto indietro, a prescindere che le usiamo contro o no Elizabeth. Satana l'abbiamo rifatto in modo tale da renderlo puramente divino. Per esempio, cosa stupida che ho fatto in Persona 5, l'ho reso una persona di ghiaccio e vento, togliendogli Serpe Nera, che è il suo attacco, diciamo, maggiore. Infatti, se mai mi verrà in mente, la rifarò da capo. Ma anche Kaguya, per esempio, l'ho rifatta. E se vedete la differenza,
è abilità magica. Sostanzialmente, l'ho fusa con Messia dopo che l'ha presa. Ho fuso loro due, sono tornato indietro di un'altra fusione, ho rifatto Kaguya, potenza, amplifica, abilità magica. 25, 25, 50, 100, più 15, 115% in più di danno. Quindi direi che per oggi possiamo uscire, anche perché tanto ho salvato tutte le persone che c'erano in giro per il Tartaro, e usciamo definitivamente per oggi. Che tra l'altro questi altri 4 giorni potrei sfruttarli per stare la sera alla sala giochi e il mattino, se riusciamo a finire a questo punto, Yukari. Ah, tra l'altro, fra le varie carte che ho ottenuto, alla fine ho ottenuto anche la carta di Megidolan, quindi non l'abbiamo neanche dovuta comprare. Ma devo rimettermi a rifare un sacco delle abilità passive, veramente tante, perché per rifare tutte le persone che abbiamo fatto ne ho usate tantissime. Tipo resiste attacchi fisici, contro Elizabeth ci sarà davvero utile. Quindi andiamoci a prendere le nostre ultime ricompense. Date un'occhiata a questo, l'ha portato come dono una ragazza ritrovata. Sembra una specie di liquido, a giudicare dal contenitore direi che va bevuto. Parfugliava qualcosa sulla divinazione, magari ha a che fare con quello. Comunque prendetelo, non possiamo tenere oggetti sospetti qui nella stazione. La Soma? C'è anche dell'altro. L'altro giorno hanno trovato lo studente scomparso. Ho provato a fargli delle domande, era tutto senza senso, ho lasciato la ricompensa. Salvezza! Salvezza, Dio mio, sì, grande. Perché avevo bisogno che qualcuno apprendesse una magia curativa nel caso di bisogno, e volevo che fosse salvezza, non avevo voglia di passarla da una persona all'altra. Grande, grande, grande. Quanto ci facciamo? 1.600.000. È più che recuperato. È più che recuperato tutto quello che abbiamo speso. Per questo giro al Tartaro veramente abbiamo speso l'ira di Dio. Sono contento di aver farmato il più del necessario. Dunque, signora, finalmente ho l'ala dell'angelo caduto. Mi dia quell'arma, che tra l'altro abilità magica. Tra l'altro a questo punto non so se staccano due abilità magica, quella dell'arma e quella della persona. Sarebbe un 25, un 25, sì, 50% in più ancora di danno. Discepolo sagace su Junpei sarebbe fantastico. Peccato che i rubini sono davvero difficili da trovare in sto gioco. Ho fatto una fatica bestiale per trovarne quelli che avevo. Ecco, ala dell'angelo vorrei farla questa a questo punto. 5 di statistiche più signore delle armi ad Aegis. Cacchio. Perché tra l'altro ho forse sgamato un modo per farmarli questi oggetti senza dover rifare ogni volta la persona. Ali dell'arcangelo. No, a noi ci serve le ali dell'angelo. Ah, Metatron. Ci servono almeno 2 livelli. Comunque vi stavo dicendo, ho trovato il modo per farmare i suddetti oggetti. Per esempio, ala dell'angelo caduto, come vedete l'oggetto è ancora lì. Questo perché io ho salvato Lucifero prima che salisse di livello. Ovviamente l'ho bloccato nel caso mi servissero altri. Così se mi riserve quell'oggetto, io riprendo questo Lucifero, tac, faccio salire di livello e mi riprendo ala dell'angelo caduto. Dobbiamo far aumentare Metatron però, quindi stasera mi tocca di nuovo entrare nel Tartaro. Facciamo un attimo la lista degli oggetti che mi servono, per i compagni che mi servono ovviamente. Junpei sarebbe buono, però abbiamo bisogno anche del rubino. Quindi abbiamo bisogno della coppa di sake dell'imperatore. Pilastro nero. Vabbè, lei diciamo che è più sacrificabile, però Junpei sarebbe utile. Lei sarebbe utile, quindi ala dell'angelo sappiamo già dove trovarla. E attrezzatura del re carnefice. Danza di ali, però tutte statistiche 9, Koromaru. Riduce i danni magici, ci serve un altro rubino. Più l'oggetto di Messia, quindi comunque dobbiamo... In alternativa possiamo scegliere o l'armatura o le scarpe. Ci servono veramente troppe cose per fare anche solo un oggetto. E ora passiamo alla parte dolente. Io vorrei prenderli un bel po' di questi incensi. Oltre a quello mi servirebbe anche danza di ali. Iniziamo prendendo un po' di incensi della magia. Mettiamoci intanto il nostro equipaggiamento. Lama di Lucifero, volontà incrollabile. Allora io farei così: rientriamo nel Tartaro, ci prendiamo l'armatura, se riusciamo prendiamo la spada a Junpei, ma dobbiamo anche aumentare Messia, Metatron e chiunque altro abbia le attrezzature del re carnefice.
dice: corna del toro ce l'ha lui e fin là ok. Il re carnefice ce l'ha Asura. Mi conviene fonderlo ovviamente quando siamo dentro il Tartaro, così se troviamo Manti ci becchiamo anche il bonus. E la coppa di sake ce l'ha Masakado. Sarà un lungo percorso, ma che poi in realtà tutto questo è atto più al perfezionismo e alla potenza massima. Cioè noi abbiamo già il nostro personaggio che è bustato. Se volessimo fare proprio i pignolissimi, starei lì a fare gli oggetti per tutti. Ovviamente il vero problema sono i rubini. D'accordo, proviamoci. La vedo dura, ma nella speranza uno ci prova. Abbiamo 4 giorni, compreso oggi, ne diventano 3. Vediamo. Vai, vai, vai pure. Vuoi che vengo ad aiutarti? Oh, se riesci a essere spensierata in questo momento. Visto? Troppo pigro. D'accordo, t'aiuto. Fai strada. Ecco, ora chiama la madre di nuovo. Moshi moshi? Ai, moshi moshi? Yameru? Watashi ga yurusu made? Chotto, iite, suki ni shinai yo. Non si sposa più. Soyu imi janakute, okasan ga honki de sou shitai nara, sono katte ni sureba ii koto da shi. Teka, watashi no koto wa kini shinakute mo. Io e i miei amici, sto benissimo. Nara... Addirittura. Yada, chotto nakanaide yo. Kongo wa kocchi kara mo denwa suru kara. Wakatta tte. Già ne. A livello di storia quasi è bello che adesso dice queste cose, perché siamo vicini alla fine, è come se lei avesse perdonato la madre perché sta per morire tutto. Watashi ga yurusanai nattara saikon yameru tte. Yada. Ti capisco. Vai, vai, vai pure. Anche io ogni tanto mi prende nervoso, mi tremano le mani, ma mi è successo anche di recente. E l'importante è quello. Sta finendo il mondo, tutti cambiamo. Beh. Vuoi vederla quindi? Ma no, dai, sei cambiata. So che ce la farai. Esatto. Certo. Non è stato facile, certo, solo... Non è stato facile per nessuno una roba del genere. E dovevo essere io. Sembra lo stesso discorso che ha fatto anche Aegis. Che è la stessa roba che ha detto Aegis. E lei si è innamorata di noi. Certo, certo. I sentimenti di Yuka iniziano a manifestarsi. Siamo diventati più intimi. Più intimi di come eravamo in quell'hotel mesi fa? La vedo difficile. Vai, fai strada. Oh, sei tornato. 3-4 giorni. A questo punto ormai sento il fiato di Nyx sul collo. Preparati in ogni modo possibile per non avere rimpianti. Io sto facendo lo stesso. Siamo arrivati fin qui, non c'è niente di più importante di questo. E arrivato a questo punto, la cosa più importante è andare a prendere tutti gli oggetti. Poi ho farmato abbastanza, nel senso ho recuperato tutti i soldi che volevo, ho fatto già le persone come le volevo. Quindi tutto il resto diventa completismo e perfezionismo. Andiamo un attimo al escape
Spade. Ci rifacciamo quello della teurgia, perché è stato molto utile. Compriamo anche l'onice. Incenso della magia. Inizierei da Kaguya. Tanto Kaguya adesso è perfetta, quindi non ci sono cambi che ho intenzione di farle. Poi abbiamo il boost già di 7 punti in più, quindi poi ci sarebbe da aumentare Loki, ma diciamo che è più secondario. E da aumentare Satanael. Sarà uno scontro difficile, lo so. Sarà un grande scontro, tanto tanto difficile. Fuka, torniamo anche oggi nel Tartaro. Ovviamente il rientro qui nel Tartaro, come ho detto, è tutto quanto atto all'ottenimento degli oggetti ora. Quindi iniziamo da chi abbiamo già. Prendiamo Metatron. Dopo Metatron dovremo fare Asura. E dopo Asura faremo Masakado. Masakado che noi abbiamo già in teoria, perché se mi conviene farlo aumentare di livello è un conto, se devo rifarlo è un altro. 86, quindi vuol dire che gli mancano due livelli, uno per questa qui e uno per l'oggetto. E via, ritorniamo nuovamente ad allenarci. Ho allenato un bel po' di persone, come vedete siamo tornati di nuovo a non avere un soldo, ma un bel po' di roba l'abbiamo fatta. Ho cercato di rendere le persone che abbiamo il meglio possibile e cercare di creare anche una squadra più variegata possibile. Ad esempio, Masakado, ci serviva qualcuno che facesse gli attacchi di sparo. Ho capito che Miriade di Frecce è l'attacco, diciamo, di sparo più critico e più forte su tutti i nemici. Il vero problema è la quantità di danno, e non è granché neanche la quantità di colpi che fa. Se è utile lo teniamo, se non ci è utile ci ripensiamo. Messia l'ho tenuto in questo modo per un semplice motivo: per potermi farmare il suo oggetto. Ma adesso, se riusciamo a fare la battaglia contro Elizabeth, switcheremo a nulla fisico con resisti fisico. Ho rifatto anche Skadi, vorrei farla salire di almeno un livello così da avere assorbi fuoco. Ma tanto contro Elizabeth non ci serve. Ma non sfideremo Elizabeth adesso, ovviamente. Prima andiamo dalla tipa, ci prendiamo tutto l'equipaggiamento migliore che possiamo e poi andiamo a sfidare Elizabeth. Bene, oggi è l'ultima lezione di scrittura di gennaio. Come si suol dire, il tempo vola. Inizierà l'anno nuovo in un battibaleno. Ma prima ci sono gli esami finali, per cui non rilassatevi. Comunque, guardate me. Se io riesco a venire a scuola ogni giorno, potete farcela anche voi. Anche se, potendo scegliere, sarei rimasta a casa a dormire. Ultimamente c'è troppa gentaglia in città. Ha ragione, però. Dunque, oggi chi è che è libero? Yukari, perfetto a questo punto. La tentiamo di finirla. Ci mancano due ranghi. Oggi è giovedì. Sperando domani o sabato, forse, forse abbiamo speranza. Mi spiace per Fuka, ma ehi, hey, è andata così. Vendiamo tutta la nostra roba. Quanto ci faccio? 1.300.000, dai. Perlomeno ci recupero tutto quello che spendo. Tanto in realtà ora come ora non abbiamo più nessuno che ho intenzione di allenare, in teoria. Mentre l'equipaggiamento, iniziamo a pensare a noi, poi pensiamo ai nostri amici. Perché diamanti li posso comprare, ma per esempio i rubini ne ho 17. Sì, sono riuscito a farmarli, sì, ma dobbiamo comunque tenerli col contagocce. E questo è il motivo per cui ho farmato l'oggetto di Messia. La guida del salvatore ti permette di creare l'armatura di luce, ma anche le scarpe di luce. Ed entrambe sono ottime, soprattutto le scarpe, perché ti impediscono di essere colpito a prescindere. Mentre questo, se vieni colpito, perlomeno ti prendi meno danni. Il problema è avere i rubini. Non posso farli per tutti. I rubini sono la cosa più difficile da farmare in sto gioco. E credetemi, sono stato davvero tantissimo tempo a farmare. Armatura di luce, scarpe di luce. Ci rimangono 7 rubini. Mi serve il tamburo del distruttore. Per il signore delle armi, per esempio per Junpei, ma quello ci pensiamo. Abbiamo però un solo guscio della luna morta. Anche quello sarebbe da farmare se possibile. Ma come vi dicevo, per adesso occupiamoci di
noi stessi. Armatura di luce, scarpe di luce. Abbiamo quindi per noi tutto l'ultimate equipaggiamento, la nostra arma più forte, le armature migliori possibili. E qua potremmo scegliere fra risurrezione oppure annullare tutte le alterazioni. Quindi per noi siamo a posto. Vediamo cosa possiamo comprare per chi. Abbiamo un ultimo guscio della luna morta. Possiamo scegliere se fare Koromaru o Aegis, perché alla fine Junpei sì è utile, però loro due sono molto più forti. Abbiamo 9 di statistiche a Koromaru e 5 di statistiche ad Aegis. Io farei Aegis, onesto. Mi dispiace per Koromaru, ma soprattutto per Junpei, però lei in questo momento è molto più pratica. D'altra parte per Junpei abbiamo Ignora Resistenze, che potrebbe non essere male. Autoconcentrazione, almeno le darebbe già concentrazione a inizio battaglia. 3 di rubino. Possiamo fare entrambe le armi, sia per Junpei che per Yukari. Yukari soprattutto, visto che è molto indietro rispetto a tutti. Ed infine ci rimane fuori un'ultima scelta. O aumentiamo Sanada, oppure anche questa non sarebbe male per Aegis. D'accordo. No, però Aegis, cavolo, c'ha già guarigione rapida. Se avessimo un altro guscio della luna gliela prenderei. Quindi a questo punto aspetterei un altro giro nel Tartaro o il New Game Plus. Potrei intanto prendere questo per Junpei e questo per Aegis. Mi serve il giglio dell'acqua divino. Mi sa che meglio di come abbiamo fatto ora come ora, per essere il nostro primo gameplay, non possiamo fare. Starkun, devo chiederti una cosa. Dopo scuola riusciamo a vederci? D'accordo, andiamo. Se riesco a finire almeno Yukari sono contento. Però aver lasciato la storia della madre così alla fine sembra fatto apposta, nel senso, la madre adesso sta per arrivare alla fine del mondo. Magari la madre non lo sa, però la madre adesso casualmente si sta preoccupando, vuole rivederla, sta per finire il mondo, lei è felice. Cioè io la vedo così almeno. Starkun, stai tornando a casa? Speravo che avessi del tempo per parlare con me. Certo, andiamo. Grazie, ma questo non è il posto migliore. Andiamo sul tetto. Esiste solamente il tetto in sto gioco. Non esiste altro luogo. Allora dimmi, se non è niente me ne vado. Aspettiamo che parli, dai. Dimmi pure. Dimmi, dai. Perché ti voglio bene? Come se non l'aveste già fatto. Quello è vero, ma anche Junpei l'ha fatto. O forse c'è dell'altro? Madonna mia. Allora, Yukari trema la voce, devo scegliere le parole con attenzione. Ora che ci penso, ho già un rapporto speciale, anche due, purtroppo. Però vabbè, diciamo che Aegis conta relativamente. Che sono già impegnato, tesoro, mi dispiace. Sicuramente diciamo che questa parte qua è molto carina. Il fatto che lei passa dall'essere molto strong a essere molto più emotiva con noi non mi spinge a tradire la mia attuale fidanzata, ma sicuramente sarebbe una scelta per un'ipotetica altra run. Poverina. No, Dio mio, che roba triste che ha detto. Ma certo, piccolina. Non vorrei tirargli la guanciata così. Dio mio, sta piangendo pure. No, le ho distrutto il cuore, poverina. Dio mio. No, vabbè, sono triste anch'io. Allora, questo è ovvio, palese. Però, cazzo, mi ha appena ricordato quando anche noi abbiamo detto di no ad Ann. E anche lei è dell'arcano degli amanti. Ed entrambi si sono messi a piangere quando gli abbiamo detto di no. Ovvio che lo so che ormai io ti piaccio in modo diverso, Yukari. Però, porca troia. Dio mio, come fa male questa roba. Madonna mia.
Sento l'affetto di Yukari, siamo diventati molto più intimi. Dio mio. Poverella. Siamo già sul tetto, tesoro. Oh. Adesso va via, corre piangendo. Yukari se n'è andata. Ho deciso di tornare al dormitorio. Dio mio. Allora, sicuramente Mitsuru colpisce duro quando ti dice che ti ama davanti a tutti. Però cazzo, anche la confessione così per timida. Che si dice coso? Ho visto Yukari scappare in camera sua, che hai fatto? Mancano solo 3 giorni, da una parte non vedo l'ora, dall'altra proprio no. Ehi, so che in passato ti ho creato dei problemi, ma ora hai il mio pieno supporto. Facciamo il cool a Nyx, che ne pensi, leader? Dov'è Yukari? Immagino che non ne parliamo, vero? Ovvio. Queste parti qua sono un po' brutte, cioè che non integrano la relazione con l'effettivo stare tutti assieme. Sai da cosa si capisce che non c'è più tempo dopo questi 3 giorni? Il frigo è pieno, non ti dice quando potrai mettere qualcosa. È finita, ragazzi. Dopo questi 3 giorni, basta. Oh, Koromaru. Altri eventi non ce ne sono in giro. Ci provo. Voglio provare a rientrare nel Tartaro e sfidare Elizabeth. Farmare tutta la roba nell'aspettativa della battaglia prossima. Ok, sì, ma anche no. Andiamoci a fare una lettura delle carte. Entriamo nel Tartaro e ci proviamo.